Signori, dopo il video, se hai più di 10.000 euro e se hai più di 100.000 euro devi fare queste cose adesso, non potevamo non spingerci oltre e andare a vedere il video. Se hai più di 1 milione di euro devi fare queste cose adesso. E attenzione signori, dovete fare queste cose adesso per migliorare la vostra vita. Nei due video precedenti abbiamo parlato di reddito, ok? Abbiamo parlato di reddito, quanto è importante comunque il reddito. Arriviamo a 1 milione di euro. 1 milione di euro, signori, inizia a essere una cifra veramente importante, anche se non importantissima. Io ho vissuto anche persone con 1 milione di euro che si sono rifatte una casa, per carità, bella, bella casa. Si sono rifatte la macchina, qualcosina è andato ai figli. Signori, non dico che il milione era finito, ma quasi. Ecco, quindi attenzione anche in questo caso. 1 milione, sono ricco. Sì, ecco, sopra 1 milione possiamo iniziare a usare la parola ricco. Ma attenzione, perché finiscono anche sempre abbastanza velocemente. Quindi parto dal reddito. Per qualcuno, per tanti, no, è automatico. 1 milione di euro, vivo di rendita. Potresti, chiaramente potresti, attenzione, potresti. Ma se hai 30 anni devi fare una vita minimalista. Cioè dipende dal tuo tenore di vita. Se hai un tenore di vita basso, poi basso è chiaro, non è una misura, è una misura soggettiva, non oggettiva, però basso, cioè 15.000, 20.000 all'anno, ok? Perché? Perché non mi trovo a dire, ma no Daino, che dici? Con 1 milione, se io ho una media di rendimento nel lungo periodo del 6-7%, perché no? 60-70.000 euro all'anno è il reddito di una persona comune. Giusto? Ma in realtà è sbagliato, cioè certo nominalmente vi arrivano quelli, ma uno, io non lo so quanto renderà il mercato, quindi perché mi parli di 7-8% medio annuo? Perché negli ultimi 100 anni questo è stato rendimento. Bene, ma è storico. Cosa può succedere da qui in avanti? Nessuno lo può sapere. E non sto parlando di alieni, non sto parlando di robe strane, ma magari una concezione sociale, una concezione economica. Signori, se oggi ho 30 anni, morirò a 80-90, perché le condizioni di vita tra l'altro miglioreranno, quindi magari morirò a 100, ho 70 anni davanti. Cioè in 70 anni cosa può cambiare? Cosa può succedere? Tutto! E quindi io rischio di rimanere fuori dal mondo del lavoro oggi, fare una bella vita, che tra l'altro una bella vita vuol dire spendere anche di più, e non è detto che il rendimento che io ho costante è del 7-8%. Non è detto. Punto 1. Punto 2. Non so come andrà l'inflazione, non so come andrà il contesto economico. Quindi occhio, ho 30 anni, ho 1 milione di euro, frega niente, io da domani bella vita e stop. Non è sostenibile, ok? Probabilmente per fare un ragionamento del genere, sempre con un tenore di vita medio, potremmo ragionarla con un patrimonio superiore a 5 milioni. Ok, se un patrimonio superiore a 5 milioni, parliamone, ok? Si può fare. 1 milione, io lo sconsiglio. Signori, persona un po' più anziana, quindi faccio un po' il parallelismo del video scorso, dove ho fatto giovane e un po' più esperto, chiamiamola così. Persona di 55, 60, 60, 60 anni, prendiamo ipotesi generica, 60 anni, ho 1 milione di euro, voglio uscire prima al mondo del lavoro, posso o non posso? Sì. Qua la risposta è sì, chiaramente pianificandolo alla perfezione. Ho 1 milione di euro, sto bene, sono ricco, via, va, mi licenzio e via. No, 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 il 1 milione di euro serve per accompagnarti nel mondo della pensione. La pensione l'hai calcolata bene? Quando andrai in pensione? Con quanto? Perché? Sai quanto puoi spendere anno dopo anno al netto dell'inflazione dei rendimenti? Cioè, occhio, perché è una pianificazione da fare con un professionista. Non improvvisatevi, non fate ma più o meno, sì, vedrai che ce la farò, perché anche in questo caso perdere il controllo è facilissimo. È come ma seguito gli occhi chiusi, tanto ho capito che più o meno la strada è dritta. No, ho 1 milione di euro, devo pensare alla previdenza? Certo, 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 anche in questo caso la previdenza, così come un giovane, no? Un giovane dico, quando può vivere del proprio patrimonio, basta, stop, fine? Sempre stando attenti al controllo dei costi, sempre. Ma con 5 milioni. 5 milioni è importante la previdenza? Ma no, tanto vivi del tuo patrimonio. Tanto vivi del tuo patrimonio. Con 1 milione di euro è importante la previdenza? Sì. Perché? Perché la previdenza è un'assicurazione, assicurazione sulla longevità. Noi il 1 milione di euro che ci siamo trovati, che ci siamo fatti un mazzo così per arrivarci, dobbiamo proteggerlo. Quindi punto 1, il 1 milione mi dà sicurezza? Sì. Mi dà tenore di vita? Sì. Magari non nel brevissimo, non so se sono giovanissimo, però tendenzialmente sì, perché comunque se lo metto a reddito e mi vado a prendere ogni tanto un po' di reddito, va bene, ok, con 1 milione di euro va bene, ma quindi ottimo risultato, sono sicuro e ho un buon tenore di vita? Sì, devo proteggerlo. La previdenza è quella protezione sul mio patrimonio, sulla longevità. Punto 1. Punto 2, protezione. Quindi parlo di assicurazioni, parlo di protezione del patrimonio. Il vostro patrimonio è protetto
protetto dalla maggior parte dei rischi che potrebbero rovinarvelo e quindi rovinarvi la vita? Non sto parlando dell'assicurazione del telefonino quando lo comprate o della lavatrice. Quella roba lì, avete un milione di euro, ve ne frega niente, ma tanto costa 20 euro, non ve ne frega niente. Ogni assicurazione è un costo. Se io pago un costo perché se si attiva quella copertura ho la vita salvata, lo pago volentieri. Se mi si attiva quella copertura evito di spendere qualcosa, no, perché rispendo comunque l'assicurazione. Quindi preferisco in quei casi autoassicurarmi. Altra cosa importante per chi ha un patrimonio di questo tipo, fiscalità, gestione della fiscalità. Faccio un'operazione, il mercato mi viene contro, perdo il 3, 4, 5, 10, facciamo il 10% del patrimonio. Attenzione, il 10% del patrimonio sono 10.000 euro di minusvalenze, vuol dire 26.000 euro di valore. 26.000 euro. Ok, io perdo 10.000 euro, l'ottimizzazione fiscale vale 26.000 euro. Su un patrimonio di 10.000 euro, perché non ho parlato di ottimizzazione fiscale su 10.000 euro? Perché perdo il 10%, perdo 1.000 euro, sono 260 euro di ottimizzazione fiscale. Cioè, se per fare un'ottimizzazione fiscale devo prendermi dei rischi e pagare delle operazioni commissionali, già li spendo lì e non è detto che li recupero. Quindi 10.000 euro ottimizzazione fiscale, sì, va sempre fatta, va sempre bene, però al tempo che trova. 100.000 euro? Beh, 100.000 euro già non ne ho parlato, ma si può pensare di pianificazione fiscale, efficienza fiscale. Quindi anche lì 100.000 euro, perdo il 10, 26% del 10. Perché parlo del 26? Perché è la parte di tassazione che noi possiamo recuperare. Ok? Questi sono quei soldi, altrimenti andrebbero a finire in tasse. Su 10.000 euro, 2.600 euro, e il valore è 2.600 euro. Sì, ci sta. Su 1 milione di euro, signori, se il patrimonio scende del 10 e devo andare a vendere qualcosa, io ho 26.000 euro di zainetto fiscale da poter compensare. Quindi efficienza fiscale importantissima. Anche perché l'efficienza fiscale come si ottiene? Andando a inserire degli strumenti, azioni e obbligazioni su tutti, si può parlare anche di alcuni certificati, ma attenzione, perché il certificato c'ha il rischio emittente e bassa liquidità. Quindi in genere certificati, soprattutto benchmark o capitale protetto, magari si possono utilizzare sul secondario, mi raccomando, non acquistateli in collocamento, ok? Ah, il certificato, sì, la banca mi ha proposto il certificato, non quello, che c'è il costo di collocamento, è un disastro, ok? Se volete valutare i certificati, se vi hanno proposto qualcosa, volete avere un check, noi, vi ricordo, siamo consulenti indipendenti. Cosa vuol dire? Che non abbiamo nessun rapporto con la banca. Quindi se andiamo a dire, ma per me questo strumento è buono, è perché è buono davvero. Non c'è nessuno dietro che dice, oh, di che è buono, così facciamo un sacco di soldi. No, quella roba lì noi non ce l'abbiamo. Se volete approfondire qualche strumento, un'analisi del portafoglio che avete all'interno, l'efficienza fiscale che è fondamentale, su patrimoni importanti, sono soldi, potete cliccare sul link in descrizione per richiederci un'analisi gratuita della vostra situazione finanziaria, dei portafogli proposti da qualche altro consulente, insomma qualsiasi cosa. Se volete vederci chiaro, cliccate sul link in descrizione, ci contattate e noi ci mettiamo a vostra disposizione. Quindi, come dicevo, azioni e obbligazioni chiaramente hanno rischio specifico, quindi devo avere poi una diversificazione interna in questo paniere di titoli. Su 1 milione di euro si può fare? Assolutamente sì. Altra cosa da iniziare assolutamente a valutare è la successione. Successione che dipende poi da contesti anche familiari oltre che economici, quindi ho 100.000 euro, devo fare il testamento? Probabilmente sì, ok? Probabilmente sì. Ma ovviamente la parte successoria all'aumentare del capitale è sicuramente necessaria. Quindi ho più di 1 milione di euro, successione ne parliamo? Sì, obbligatorio. 100.000 euro dipende, hai una famiglia standard, hai la casa di proprietà, c'hai un figlio, dipende dalla condizione. Chiaramente c'ho un figlio, non sono sposato, che la casa è di un altro nella quale usufrutto, ecco quelle robe lì, sì, allora magari un testamento è utile scriverlo. Tendenzialmente è sempre utile scrivere un testamento, ma se hai più di 1 milione di euro, obbligatorio, ok? No, ma io non ci ho mai pensato, fermati oggi, link in descrizione, ci contattate, ho bisogno della parte successoria, per forza. Quindi vedete come i temi di un patrimonio di 1 milione di euro non sono più gestione delle entrate, delle uscite, investiamolo, guadagniamo, ce li ho già i soldi, proteggiamolo, parte successoria, sistemiamolo, ok? Parte previdenziale, anche qua in ottica protezione della longevità, non andiamo a bruciare cassa. Fate queste tre cose, mi permette di alzare il tenore di vita, mi permette di alzare il tenore di vita, perché l'ho protetto, l'ho pianificato, l'ho sistemato,
Adesso lo facciamo rendere. Vedete però quanti, sembra un mosaico, no? Ma quante cose devo stare attento. Quando sui 10.000 euro era facile, reddito e investimento, fine. 100.000 anche, 1 milione si complica. Fiscalità, successione, protezione estrema di questo grande patrimonio, diventa un mosaico. Ecco perché, soprattutto quando aumentano le cifre, avere un professionista è fondamentale. È fondamentale per, uno, l'ampiezza della consulenza patrimoniale che si deve, non si può, che si deve andare a offrire. Punto due è che se uno sbaglia, uso la parola sbaglio in termini molto ampi, ecco, se uno sbaglia su 10.000 euro e si va a creare un, 5% di danno 5%, ma su 10.000 euro lo facciamo anche poco, 1%. L'1% su 10.000 euro cos'è? 100 euro. Vabbò, è una cena, pizza con gli amici, due pizze con gli amici, li ho spesi. Su 100.000 euro sono 1.000 euro. Mi sa, oh, cacchio, vabbè, però 1.000 euro. Su un milione sono 10.000 euro. Quindi provate a pensare una piccola inefficienza, una cosa che, non ci ho fatto caso a quello. 10.000 euro, vi è costato, cioè che fate un prodotto che c'ha, c'ha il costo d'ingresso 1%, 10.000 euro. 10.000. Cazzo, se chiedevo un professionista risparmiamo 10.000 euro. E questo per ogni... Pensate quanti dettagli. Noi nell'analisi gratuita del portafoglio che facciamo vedere un po' queste cose. E credetemi che i benefici che si arrivano a raggiungere si fanno centinaia di migliaia di euro nel tempo. Fate un focus anche su questo, ve l'ho già detto, link in descrizione. Fate un focus. Ma io quanta inefficienza sto producendo? Che inefficienza più patrimonio, disastro. Disastro, inefficienza, patrimonio piccolo, problemino, va bene, ok, ti aiutiamo. Ma inefficienza, patrimonio grande, mani nei capelli, disastro, centinaia di migliaia di euro persi. Stiamo parlando della vostra vita, c'è 100.000 tenore di vita, signori, vostro. Quindi affidatevi a un professionista che vi può aiutare a 360 gradi nella gestione del vostro patrimonio, non investimenti, patrimonio, ok? Vi serve un consulente patrimoniale, non più finanziario. Non dovete diventare ricchi, lo siete già, ok? A me piace quando ci coglioniamo, però ho 5 milioni di euro, però voglio guadagnare. No, stai sbagliando tutto. Tu devi proteggerlo, devi sistemarlo, devi pianificarlo, poi il guadagno arriva uguale, sui 5 milioni arriva uguale. A me fanno ridere quelli che dicono, voglio investire, prendermi dei rischi per aumentarlo. Scusami, tu mi stai dicendo che sei ricco e vuoi rischiare di perdere lo status, ok, di non essere più ricco per essere ricco. Ma lo sei già, ok? Quindi focus su questa cosa. Certo, da 5 milioni possono stare a 10, è sempre un upgrade. Ma perché devi rischiare di perdere il tuo status, che ti permette tranquillità e tenore di vita, per aumentare leggermente quel patrimonio e tenore di vita, che tendenzialmente su queste cifre già uno vive al massimo più o meno nelle sue possibilità. Quindi occhio, attenzione a queste cose. Rifatevi a un professionista a 360 gradi che non sia in conflitto di interesse. Lo chiedo anche qua per voi, quel conflitto di interesse che vi va a logorare, che vi va a togliere, che vi va a mangiare quel 2-3% all'anno, in 10 anni, in 20 anni, in 30 anni, ogni anno su 1 milione di euro fanno un sacco di soldi. Quindi signori, per concludere, hai un ottimo patrimonio, se sei in questa situazione hai un ottimo patrimonio, è arrivato anche qua il momento, ne parlavo già nel scorso video, di fare lo switch, di dire ok, ho la fortuna di avere questo patrimonio, cos'è importante per me nella vita da raggiungere? Con questo patrimonio ho la possibilità di stare tranquillo, di aumentare il mio tenore di vita e raggiungere degli obiettivi per me importanti, di raggiungere la felicità. Che attenzione, non la raggiungo avendo tanti soldi, ma i soldi sicuramente sono un mezzo per farmi raggiungere i miei obiettivi di vita, i miei valori, quello che per me conta. Quindi lo state facendo? State pensando già qual è il valore che il vostro patrimonio vi può dare? Ricordiamoci che la vita è una sola, va vissuta al massimo. Quindi il segreto è pianificarla affinché io non andrò alla fine della mia vita con il valore assoluto dei miei soldi, ma che il mio patrimonio mi ha permesso di fare la vita che volevo. Io come sempre vi ringrazio per l'attenzione, clicca sul tasto iscriviti se volete rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti e fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questi video. Io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!